Siamo sempre a Ginevra e questa volta sono un po' emozionata perché ci troviamo nello stand di Pagani, non solo per festeggiare il 20° anniversario del marchio, quindi un evento importantissimo, ma perché qui al mio fianco c'è un esemplare veramente unico. Si tratta infatti del primo telaio della C12, il telaio 001, utilizzato per i crash test prima della creazione della prima zonda nel 99 e che era stata presentata proprio 20 anni fa qui a Ginevra. Questo telaio si sapeva che era andato distrutto perché appunto della C12 ne furono prodotte solo 5 esemplari. Uno si dice sia stato utilizzato per i crash test, un altro era stato utilizzato come modello da esposizione, mentre gli altri 3 erano stati venduti ad un costo di circa $320.000, una cifra insomma veramente bassa rispetto a quello che oggi può valere un modello del genere. Questa C12 è stata appunto completamente rimessa a nuovo. Possiamo vedere dei dettagli unici, fra cui gli specchietti, il frontale, gli specchietti che solitamente partono dal passaruota, invece in questo caso sono posti sul montante. La linea è ovviamente molto più basica rispetto alle Pagani che siamo abituati a vedere oggi. Infatti là c'è una Huayra, dopo Ale possiamo inquadrarla per far vedere comunque come il design è cambiato nel corso degli anni e chiaramente si è evoluto. Gli interni non si può assolutamente salire perché, trattandosi di un modello più che da collezione, un modello con un valore inestimabile, sono intoccabili, quindi Ale fai attenzione. Questa C12, concludo nel dirvi che è dotata di un 6 litri, un V12 ovviamente, sempre di origine AMG e ha 444 cavalli, cosa che invece è leggermente differente perché appunto, come vi dicevo, le Pagani moderne hanno ben più cavalli. Possiamo fare un'inquadratura anche sull'altra Huayra, se sei d'accordo, che si trova sempre in questo stand. Thank you.